volevo dirvelo. Nella biblioteca di Odino ho letto una cosa riguardo allo scopo del Gjallarhorn. Se suonato da un dio, il corno diffonde il suo richiamo tra i regni e armonizza lo spazio che li separa. Suonarlo dalle parti del tempio di Tyr sarebbe come aprire insieme tutte le torri del viaggio tra i regni. È un bel punto debole. Mi chiedo perché non l'abbia distrutto. Dei manufatti sfidano la distruzione. Bene, dobbiamo mettere al corrente Freya. Mastro Kratos, signorino Atreus, sono... Mastro Kratos, signorino Atreus, io non so cosa dire. Sono devastato dalla notizia di quel che è accaduto a Mastro Brock. E se penso che una cosa simile è accaduta proprio nella mia casa, mi sento male e mi dispiace molto. Mastro Sindri sta bene? No, ma è al sicuro. È tornato a Midgard. Capisco. Posso solo immaginare il dolore che prova. Fate attenzione, voi due. Per ora addio, Mastro Kratos e compagnia. Mi dispiace, Beh, abbiamo finito. Ora. Sei tornato. Sei con noi? Bene, è il momento. Il momento per cosa, di grazia? Il momento di unire i regni contro Odino, una volta per tutte. Tyr ha cercato di unirli. Il vero Tyr. Era ben voluto, ma persino lui ha fallito. Allora non possiamo fallire, o non rimarrà nessuno a poterci riprovare. Questo è il Ragnarok. E Odino conosce già tutti i nostri maledetti piani. Certo, abbiamo perso l'elemento sorpresa. Oltre a questo c'è un'unica via per Asgard e non passeremo inosservati. Il Gjallarhorn. Significa che entriamo dal Tempio di Tyr, qui. Il muro di Asgard è qua giù. Gli Ainerir saranno schierati a presidiare lo spazio tra i due. Il che significa che ci servono eserciti. Tutti quelli che vorranno accorrere. Armate che Odino non si aspetta. Solo per raggiungere il muro, per poter aprire una breccia, noi dobbiamo trovare Surtur. Ratatosker ci ha procurato questo. Andremo noi tre. Io so dove cercare. Splendido! Alleati, dunque. Su chi possiamo contare? Io andrò a Helheim per reclutare l'armata dei morti. E io tornerò ad Alfheim per unire gli elfi. Niente di meno. Vuoi riuscire a unire gli elfi dopo secoli di guerra? Beh, mi amano molto ad Alfheim. E tu? A Vanheim? Sì, per cercare Sigrun e radunare le Valchirie. Midgard non ha esercito. Né Niflheim né Jotunheim. Rimane solo Svartalfheim. Vado io a Svartalfheim. Sindri! Ne sei sicuro? Ho detto che vado. Così sia. Buona fortuna a tutti. Si va a Muspelheim in cerca dell'ultimo gigante del fuoco. Quasi invidio le ardue imprese altrui. Poemi di Kvasir, eh? Non sono sua fan, ma te li comprerò. Ehi, gente! Volevo solo dirvi che se vi serve qualcosa, mi trovate qui o nei vecchi negozi di Brock e Sindri. So che siamo tutti devastati da quel che è successo, ma... sapete, a me per prima piace tenermi occupata.
Thor non è l'unico a impugnare il fulmine. E per il ragazzo? Sai cosa vuoi? Perfetta. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Woohoo! Stai da Dio! Valla a mostrare a tutti. Mi raccomando, sporcala bene di sangue! Woohoo! Stai da Dio! A pennello. Valla a mostrare a tutti. Mi raccomando, sporcala bene di sangue! Perfetta. Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Woohoo! Stai da Dio! Valla a mostrare a tutti.
Mi raccomando, sporcala bene di sangue. Ce ne andiamo. Quindi sai dove cercare Surtur? Già, ho svelato i segreti del suo altare mentre ero a Muspelheim con Thor. Thor? Tranquillo, non mi ha visto entrare. Mi preoccupa altro. Ora ascolta, quando troviamo Surtur, dobbiamo convincerlo a unirsi con sua moglie, Sinmara. Unirsi? Già, loro due si... fondono. Creano un gigantesco mostro per distruggere Asgard. Oh no! Desolato. Ho alcuni dubbi relativi alle negoziazioni con Rasvelger Ailheim. Sono convinto che potrebbe essere più propensa a parlare con un membro dei... morti. Mimir, c'è bisogno di te. Oh, la morte ora è un'abilità? Immagino che questi due potranno cavarsela da soli. Fratello, se non ti dispiace. D'accordo. Molte grazie. Con voi ci vediamo dopo.